Dopo il croma che era inquadrato dietro di me è il sensazionale spettacolo di luci che hanno fatto gli ultras ieri sera in curva ovest, veramente bellissimo questo spettacolo con tutti questi lumini e questi fumogeni e le bandiere a mo' di curva della Roma, curva sud della Roma. Ecco, vedete, veramente una coreografia degna della Coppa Italia. Comunque andiamo a vedere quelle che sono state le formazioni dei primi 45 minuti. La Roma scende in campo con Cervone, Garzia, Carboni, Piacentini, Tempestilli, Nela, Hassler, Bonacina, Muzzi, Giannini e Rizzitelli. La Lucchese invece schiera Landucci, Vignini, Russo, Di Francesco, Pascucci, Baraldi, Di Stefano, Giusti, Paci, Marta e Simonetta. In panchina con Mister Bianchi ci sono Zinetti, Comi, Pellegrini, Scarchilli e Salzano, mentre con Mister Litti ci sono Quironi, Dellicarri, Rastelli, Tramezzani e Sorce. Vedremo fra pochi attimi ancora delle immagini del bellissimo tifo che ieri sera è stato uno dei protagonisti della serata, di questa bellissima serata di sport, e che ripropone anche un certo tipo di educazione che il Lucchese bene o male si è sempre riproposto. Ma andiamo alla fase di gioco, ci sarà tempo per commentare altre cose. E iniziamo con un'azione al 12° con un sospetto fallo di rigore su Di Stefano. Adesso partirà dal centrocampo e poi subito questa azione è il 12° minuto, è un assist di Simonetta, guardate, per Di Stefano che viene lanciato in aria, controlla la palla e poi due avversari lo stendono, l'arbitro è vicino all'azione e giudica senza fallo questo intervento dei difensori giallorossi. Ecco Di Stefano lanciato tra due avversari, sguscia via e cade per terra. L'arbitro, che era Baldas, dice di no. Ecco un calcio d'angolo invece di Muzzi che vedrà la conclusione di Bonacina. Siamo al 15° e questo è il 14°, pardon, e questo è il primo tiro della Roma, mentre qui Simonetta risponde un minuto dopo con questa occasione sui piedi di Cervone. Al 17° c'è la prima grande occasione per la Lucchese, anche se molti hanno detto che Di Stefano, che viene lanciato in questo momento da Simonetta, era in fuorigioco. Comunque sia, l'arbitro e guardalini non hanno detto nulla e Di Stefano ha fatto questo pallonetto, Cervone ci ha messo la classica pezza e è sfumata così l'occasione per la Lucchese, mentre nasce da questo lunghissimo rinvio di Landucci l'occasione per la Roma. Va via Muzzi sulla fascia destra e riesce a trovare un varco. Ecco Hassler che fa l'assist, vedete che buco che c'è nella difesa, e meno male c'è Vignini che anticipa tutti e manda via. Qui siamo un'altra azione di Simonetta che appoggerà sul Russo per il tiro. Guardate quanta caparbietà c'è anche nell'azione della Lucchese, che conquista palla dopo aver subito due falli. Bellissimo questo assist di Simonetta e Russo impegna Cervone a terra. Scusate, siamo al 30° e arriva il gol della Roma, il gol dell'1-0. Rilancio lungo di capitano Giannini per Hassler. Va via Hassler a Baraldi di esperienza, crossa basso e radente al centro, Rizzitelli e poi Muzzi toccano in maniera vincente in rete e francamente non c'è niente da fare. 1-0, rivediamo questo gol, il lancio di Giannini per Hassler, che vedete con quale bravura va via a Baraldi e poi dà la palla vincente per Rizzitelli e il tocco finale di Muzzi. Hassler da questo momento diventerà un po' il protagonista, si scatenerà, guardate cosa fa in questa occasione con un tiro da fuori, ecco immediato il suo tiro improvviso e Landucci si deve cartocciare per terra per pagarlo. C'è la risposta della Lucchese che arriva al 34° con un tiro del solito Russo che ha avuto nei piedi diverse occasioni. 35° c'è un lancio per Paci che non arriva per un soffio alla deviazione volante, eccola qui. Poi arriviamo al secondo gol della Roma, ancora un'azione che nasce dalla destra, ancora un cross, stavolta è di Muzzi
per Rizzitelli, ecco Muzzi al cross, Rizzitelli al volo e la palla, non c'è niente da fare per Randucci. In un primo momento si pensava che il portiere potesse avere anche colpa, invece rivedendolo il gol non ci poteva far niente perché gli rimbalza davanti e toglie il tempo di intervento al bravissimo portiere rossonero. E qui finisce praticamente il primo tempo sul punteggio di 2-0. Vedrete adesso le squadre che andranno tranquillamente agli spogliatoi e fra pochi attimi ci sarà le interviste fra il primo e il secondo tempo, che come ho annunciato prima, tra Sergio Michenti e Nassi. Una piccola tribuna in tribuna. Siamo così al secondo tempo, un po' accidentalmente, comunque, e andiamo a vedere che cosa succede in questi secondi 45 minuti. Però attenzione, lascerei la regia alzare un po' l'audio, perché a un certo punto, ecco, alzi pure l'audio la regia, perché voglio far sentire ai tifosi romanisti che cosa hanno cantato in questa occasione. Ci sono gli applausi del pubblico lucchese, perfino i tifosi romani chiedono lo stadio, e qui hanno chiesto lo stadio i tifosi romani, e invece i lucchesi hanno chiesto il gol della bandiera, ed eccolo, quello di Carlo Pascucci. Punizione, batte Mazza, Cervone non trattiene, arriva Carlo Pascucci, romano di Roma, cuore fra l'altro giallo-rosso, che fa gol alla sua squadra del cuore. Era abbastanza anche emozionato per questo, rivediamolo. Altra botta di Marca, arriva Carlo Pascucci, è il 2-1. Non ci saranno molti episodi nel secondo tempo da vedere, perché la partita praticamente dopo il gol di Pascucci vivrà momenti un po' così altalenanti. Comunque la Lucchese si getta in avanti ancora per una decina di minuti nel tentativo di riprendere il filo logico della partita. Qui c'è un'occasione per Paci, speriamo che non si sia fatto niente di che il nostro Roberto, e ancora però c'è la risposta della Roma al 25esimo con questo tiro, grandissima la parata di Landucci su questo tiro di Hasler da poco fuori area. Ancora l'ultima spezzone che riguarda la partita è quello che vede, adesso ci sarà il colpo di testa di Muzzi a seguito di questo corner battuto da Hasler. Dicevo, dopodiché ci sarà l'ultima azione della Lucchese che verrà al 28esimo. A un certo momento siamo durante il corso, ecco i ragazzi che sono arrivati in tribuna e sono andati sotto la tribuna d'onore, dove di solito stanno di posto i politici e, diciamo così, tra virgolette, i VIP, per andare a dimostrare quello che era il loro contento per questa situazione. Attenzione però, perché questi ragazzi non l'hanno fatto volutamente, niente più che una così, una contestazione unicamente verbale, non ci sono stati altri che epiteti verso coloro che non, secondo loro, non avevano ottemperato a quei doveri che hanno dalla carica che ricoprono e che si erano presi anche davanti alla comunità, alla cittadinanza, e a più riprese. Ecco i ragazzi che cominciano a intonare i loro canti, i loro sberletti verso questi personaggi. Si ritorna alla partita, possiamo ritornare in studio.